qua questa domenica al convento di Renato in compagnia della nostra Rita. Rita. Ciao Rita. Ciao, raccontaci un po' di te. Sei una cantante, giusto? Sì, sì. Da dove vieni? Io vengo da Vimercate, Brianzola, vicino Monza. Ah, vicino Monza. Vicino Monza. Sei venuta qui al convento a trovarci? No, diciamo che io mi trovo, sono venuto qua a trovarlo, perché io mi trovo in un campeggio a Moniga che mi trovo molto bene, gestito da due persone molto simpatiche, sì, che è Giulia e Alberto. Praticamente... Ah, ok, ti hanno consigliato di venire al convento, giusto? Certo, e allora sono molto professionali, allora, mi hanno indicato queste persone che qua al convento c'è un karaoke, un YouTube, e ho voluto fare un giro. Ok, raccontaci un po', sappiamo che hai partecipato a dei concorsi, esatto, delle gare canore. Esatto, allora io canto da una vita, cantavo da a 15 anni, quando ero piccola, con i complessi musicali della provincia. Dopo gli eventi della vita, poi mi sono fidanzato, ho fatto i figli, e praticamente ho sempre cantato. Solo che ho avuto un'emozione fortissima, una forza dentro di me, quando ho avuto modo di conoscere un vero professionista che suonava con Fred Buongusto, era molto bravo. E quello mi ha svegliato dentro di me quella forza lì che avevo soffocato, la passione, con una canzone molto bella di Pino Donaggio. E da lì ho cominciato a cantare a livello, poi ho conosciuto, praticamente cantavo nei karaoke, ho vinto parecchi concorsi, tra cui uno molto forte, è il Video Festival Live da Milano Marittima. Ho partecipato, sono andato in finale con una bella canzone, Adagio, di Lara Fabian. Dopodiché c'era Silvia Mezzanotte, Mara Maiocchi, Bortoli, sì. E sono arrivata in finale, praticamente. Non ho vinto. Ma per me è stata una soddisfazione bellissima, una grande soddisfazione, ho detto, caspita, veramente bella. Dopodiché ho fatto un'audizione al Video Touring Festival di Mogol. Questo quando? Mese scorso, vero? Maggio. E sono passata all'audizione con la canzone, sì, Dio come ti amo. Ah, però quindi ci sarà un proseguo, giusto? Sì, sì. E quando lo potremo vedere? A ottobre fanno le finali. Io mi auguro di riuscire a entrare, non è detto, però per il momento sono andata abbastanza bene. Poi ho vinto i microfoni d'oro dalle mie parti. Ah, a Garniano, un altro concorso alla fine di maggio, sì, e ho avuto il premio speciale della critica, sempre con Adagio. Ah, però. Io devo dire una cosa, che conta nella musica è l'emozione, perché l'emozione è la cosa che fa grande il canto. Perciò io, l'emozione che provo io, la voglio trasmettere alle persone che mi ascoltano. E allora aspettiamo questa grandissima emozione. Vai Rita, facci emozionare con Un anno d'amore. Può finire qui. Tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai. Un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci, e capirai in un solo momento
tutto. Cosa vuol dire un anno d'amore? Cosa vuol dire un anno d'amore? Questo non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai. Le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i miei giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. E capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. E brava Rita, brava Rita, brava! Rimani lì un secondo solo per salutare il pubblico. Sì. Ok, manda un saluto al tuo pubblico e dici esattamente dove ti possono trovare, il nome della pagina Facebook e tutto il resto. Allora, io sono su pagina Facebook Maria Rita Lecchi, Maria Rita Lecchi, sono su YouTube con parecchi brani, praticamente sia registrati e anche quelli amatoriali, e anche sul profilo di Facebook, il profilo privato e l'altro. Allora, il profilo privato è Maria Rita Lecchi, sì, sì. Lecchi? Sì. Con due C. Allora, ricordiamo Maria Rita Lecchi. Ok, su Facebook e su YouTube. E su YouTube. Giusto? Ok, per gli amici da casa che vorranno ascoltare, venire a vederti durante le tue gare, certo. Ecco, per seguirti un po', andate su Facebook Maria Rita Lecchi e troverete tutte le notizie per seguire la nostra cantante e per sapere se vincerà il concorso che si chiama maggio. Allora c'è quello del Festival Garda. Sì. Festival Garda, che, e poi c'è il Touring Festival di Mogol. Ok, il Touring Festival di Mogol e l'altro che hai detto che è del Gafrata, si chiama? Il primo che hai detto? Il primo è il Festival Garda. Festival Garda. Che lo, okay, fanno il 6 di agosto al Palazzo, no, dei Congressi a Verona. A Verona, ok. Mentre quello, il Touring Festival di Mogol, a ottobre, ma lo faranno a Roma, perfetto, ok, così sappiamo anche le tappe, ok, bravissima, la nostra Rita, un applauso, ciao!